Allora, la magia del mondo dello spirito corrisponde nel fatto. Allora, qui abbiamo il mondo, il regno. Il regno è il mondo. Questo è il regno. E questo è il mondo. Nel mondo, qui il mondo si intende proprio il mondo della personalità, no? Questo mondo che noi vediamo davanti. Il mondo è un posto dove esistono le finte diversità. Il regno è il posto dove esistono le vere diversità. E questo è un esempio di vera diversità. Cioè, due persone che provano la stessa illuminazione, piccola illuminazione, vedranno contemporaneamente la similitudine di questa illuminazione e contemporaneamente è impossibile vivere una stessa piccola illuminazione allo stesso modo dell'altra persona. Questo all'infinito. Nel regno esiste solo il nuovo. Non è possibile vivere due volte la stessa esperienza e non è possibile vivere l'esperienza di un altro. Cosa posso dire? Come posso figurarlo? Ammettiamo che entrambi abbiano visto X. Poi spesso è una questione di termini, lei la chiama comunione, l'altro la chiama infinito. Sono due cose completamente diverse, la comunione e l'infinito, ma fanno parte della stessa categoria. Cercherò un po' di spiegare questa cosa qua. Sapete che l'intuizione quando arriva, arriva all'interno di una piramide. Arriva qui. A un certo livello l'intuizione è una specie di vibrazione senza nome. Poi vedremo che si è santificato il tuo nome, adesso ci arriviamo. È una specie di vibrazione senza nome. Questa vibrazione poi ha un nome e si incarna fino a diventare patrimonio comune di tutti gli esseri umani. Questa vibrazione che non ha un nome si traduce con un nome, ma si traduce in miliardi di modi diversi. Ogni essere umano incarna una sfaccettatura di questa intuizione, di questa idea, di questa forza e la trasmuta proprio, è un processo alchemico. Ognuno di noi, non so, ama il prossimo tuo come te stesso, vi faccio un esempio che capite, no? Ama il prossimo tuo come te stesso, cos'è? È una vibrazione, è un'intuizione, rappresenta un certo cammino evolutivo. Questo cammino evolutivo non è ancora incarnato. Adesso gli esseri umani non si amano gli uni gli altri come se stessi, non ancora. Quindi vuol dire che è un processo di incarnazione che è ancora dentro la piramide. Capite cosa voglio dire? Ancora dentro la piramide. Ma la magia, qual è? La magia è che, pur essendo la cosa semplicissima, ama il prossimo tuo come te stesso, una cosa semplice, ognuno di noi la esprimerà e la manifesterà in un modo completamente diverso rispetto agli altri. Cioè il mio modo di vivere la fratellanza sarà un modo completamente diverso da quello che ha un altro di vivere la fratellanza. Io potrei esprimere la fratellanza con un pezzo di musica, non so se mi spiego, e un altro con un sorriso, un altro con un gesto, un altro con un aiuto, un altro con un piatto di ravioli, un altro in un modo di disporre i mobili nella stanza. Non so se vedete, questi sono esempi eclatanti, voglio dire, ce ne sono miliardi. Ognuno di noi esprime quella cosa in una maniera talmente diversa che a volte può essere addirittura si può anche non riconoscere una stessa parentela. Però quello che ha detto lei è importante, cioè non però, è quello che ha detto lei è importante. Perché da un certo punto di vista la risposta è sì. Il tuo senso di comunione, il suo senso di infinito sono la stessa cosa, ma il vostro modo di percepirlo, di viverlo, di percepirlo interiormente, di manifestarlo, può essere agli antipodi. Per cui lei domani nella sua vita farà qualche cosa, tu farai un'altra cosa. È importante questo concetto. Quindi quando vi chiedete se assomiglia o non assomiglia, sapete che la risposta è sempre dipende, dipende, con la E, dipende, dipende.
Lo è, ma anche non lo è. È importante entrare in questo concetto di diversificazione, perché ognuno di noi può, è un privilegio essere nella piramide, è un privilegio avere la possibilità di incarnare un concetto. Ama il prossimo tuo come te stesso, ma ognuno di noi lo incarnerà in un modo completamente diverso. Cioè, ieri parlavo con una persona che era qua e che mi ha detto: io vorrei dedicare una parte del mio tempo e delle mie energie ai bambini, applicando questo lavoro ai bambini. Cos'è? Un esempio. Io invece non me ne occupo affatto, eppure rischiamo di fare lo stesso lavoro, cercate di capire. Da una parte la cosa è uguale, ma dall'altra può essere così diversa da non assomigliarsi neanche. Capite quello che voglio dire? Per esempio, tutto quello che voi imparato, il lavoro dei primi anni di corso, possiamo dire che è una condensazione dell'Agni Yoga, dello Yoga del Fuoco. Eppure ci sono persone che frequentano 3 anni di corso senza mai sentir nominare questa parola. Non so se mi spiego. Cioè, è un certo tipo di insegnamento che viene dato, ma è così diverso dall'insegnamento originale. E nello stesso tempo è così uguale. Non so se non vorrei incasinarvi, però cercate di capire. Cioè, è lo stesso insegnamento. Nello stesso tempo, però, è possibile non riconoscerlo affatto. Frequentare 3 anni una cosa e non riconoscere che è lo stesso insegnamento. Non so se vedete, vi faccio degli esempi a caso che non so più che cacchio farvi. Avete capito? Bene, allora adesso volete fare una. Sì, dai, 2 minuti di pausa. Sì? No? No? Niente? No, andiamo. Che ore sono? 12:10. Già! Ma che cacchio, ma io non lo so. Allora a 12:30 finiamo, che poi a 1 si mangia, quindi ancora un quarto d'ora. E ancora anche 5 minuti, poi vi faccio passeggiare, quindi. Incominciate a entrare nel secondo mistero glorioso. Beh, mi piace, non vuol dire niente, mi piace, suona bene. E cioè, sia santificato il tuo nome. Ah, sia santificato il tuo nome. Il nome, che cos'è? Il nome è qua. Il nome qua. È la prima parte del nostro viaggio. Il nome è un viaggio che poi, per capirlo bene questo viaggio, dovremo arrivare fino alla volontà, perché è una triade. Lo si capirà quando avremo fatto tutto, lo capiremo che tipo di viaggio, perché in realtà il viaggio parte dall'alto verso il basso, e prima c'è la volontà e poi arriva il nome, il regno, la volontà. La creazione si svolge così, però noi compiamo questo cammino verso la volontà, verso l'apertura del sia fatta la tua volontà, lo vedremo con calma. Quando li avremo fatti tutti e tre, questa cosa sarà più comprensibile. Allora, il nome, cosa vuol dire sia santificato il tuo nome? Il nome è la manifestazione, è un po' quella proiezione che avete visto prima, ecco che cos'è. La manifestazione, la proiezione. L'albero, vedete che ho detto l'albero e ci capiamo? Lo so che è una cosa banale, dovete andare oltre la banalità, perché sennò sembra, dice, l'albero ha un nome, questo lo sapevate già, che l'albero aveva un nome, ma cercate di capire cosa vuol dire dare un nome alle cose, perché è un mistero, eh? È talmente un mistero che non so neanche io che... dare un nome alle cose. Quello che avete fatto prima, la manifestazione della cosa, perché la cosa in sé non ha nome, è il padre. Cercate di capire questo mistero. Voi entrate in uno stato di coscienza in cui vedete, come avete fatto prima, insomma, come potevate fare prima, il padre proiettato, ricordate, in questa multisala. E voi siete, anche voi, una proiezione del padre al centro di questa multisala, perché ogni essere umano è al centro della sua multisala dove tutti gli altri girano intorno. Ma la consapevolezza arriva col nome. Uscite dal concetto di ristretto di nome, eh? La consapevolezza significa determinare le cose. Non so se vedete che cos'è il nome. Certo, conoscere qualcosa significa nominare questa cosa, eh?
Vedete che il concetto di nome esce dal guscio di come ti chiami. È che se ci pensate bene, noi saremmo incapaci di vivere senza nomi. Cioè, il fatto di essere esseri umani significa nominare, significa determinare le cose, significa prendere qualcosa e dire quella cosa non è il padre, quella cosa è un albero. Cosa vedete questo mistero? Altrimenti sarebbe tutto il padre. E attenzione perché il cammino è duplice. Nella discesa della creazione c'è la volontà del Padre, il regno, poi lo vediamo, il nome. Il nome rappresenta il mondo delle intuizioni, cioè questo mondo rappresenta. Ecco perché è importante questo cammino. Ecco perché si parte da qua, perché per l'essere umano è impossibile andare lì. Bisogna prima entrare nel mondo, questo è il mondo, sì, dell'intuizione, della mente universale. Della mente che determina la frammentazione, il padre che si proietta attraverso l'amore, che è il regno, e lo vedremo dopo, e che si determina. E questa determinazione permette agli esseri umani di raggiungere quel grado di consapevolezza. Questo grado di consapevolezza passa attraverso il nome. E questo è tipico degli esseri umani. Gli esseri umani nominano, se volete. Gli animali più evoluti incominciano ad essere ricettivi al nome, non solo al loro nome. Non so se vedete. Cioè, un animale evoluto, se voi chiamate una zanzara Giuseppina, è difficile che vi risponda, eh? Per esempio, Cristina, vedete che non risponde. Vedete, gli animali più evoluti incominciano a riconoscersi in un nome. A volte sì, a volte no, quelli più evoluti si riconoscono perfettamente, li chiamate, puff, la dizia non è bellissimo, eh? Fuffi, Bobby, Fido, non so, una volta si usava Fido, adesso, puff, riguarda, così, si riconosce, vedete, non sentite la forza di questo cammino evolutivo, di questa cosa che procede verso l'alto, sapete che questo regno è proiettato, speculare, rispetto al mondo, poi lo vedremo, se faremo in tempo in questi giorni, vedremo questo aspetto speculare che è estremamente interessante, perché ci dà molte idee sul cammino da fare e se riusciremo a fare tutto il Padre nostro, ma insomma farò in modo di riuscire a finirlo, vedremo proprio com'è importante avere questa immagine, questo cammino all'interno di se stessi in cui qui sembra di scendere verso il basso, ma in realtà si va a scoprire la volontà nella materia. Il regno o l'amore, la saggezza nel mondo, per esempio, nel mondo eterico, nel mondo astrale, nel mondo delle emozioni, la mente universale nella nostra mente, è l'io. Noi siamo proprio al centro, noi siamo il numero 4. L'essere umano rappresenta la più alta manifestazione di questo tipo di mondo incarnato. Poi ci sono chiaramente miliardi di forme più evolute, ma nel mondo questo, nel mondo della personalità, l'uomo è all'io. L'io si pone a un passo dalla divinità. L'essere umano è fatto a immagine e somiglianza della divinità. Il tre, speculare, il padre si proietta. E ci dà la possibilità, il privilegio di diventare consapevoli, di essere consapevoli, di essere simili a Lui, di poter fare questo cammino evolutivo all'interno della divinità. Allora, faremo questo esercizio fuori su questa, chiudete gli occhi 2 minuti e cercherò di darvi qualche idea. Non è semplicissimo, però se evitate di complicarvi la mente, secondo me fate un affare. Sia santificato il tuo nome, cercate di meditare un po' su questa cosa. È un po' come percepire il privilegio di essere testimoni, questo è sia santificato il tuo nome. È entrare nel mistero, perché queste prime 3 frasi sono 3 misteri. È un po' l'esercizio che avete fatto prima. Perché è vero che potete dire io e l'albero siamo la stessa cosa, ma lo potete dire proprio perché fino a un secondo prima non eravate la stessa cosa. L'albero aveva un nome, ma dovete uscire, dal significato
di nome così limitato, dovete pensare al nominare come qualcosa, come un mistero, come un segreto, ecco, come un segreto, come la mappa del tesoro, eccola qua, come andare alla ricerca della mappa del tesoro, trovarla e questa mappa che cos'ha? Ha una serie di indicazioni, le indicazioni. Santificare il nome significa percepire il Padre all'interno di tutto ciò che è nominato. Però dovete percepire questo nominato come voglio io. Vi obbligo a percepirlo come dico io. È il Padre che si manifesta in infinite forme diverse e questa è la nomina, il nominare le cose. Non solo perché l'albero si chiama albero, ma perché acquista una sua fisionomia. Questo sia santificato il tuo nome significa incominciare a percepire la sacralità, la santità, perché la parola santità significa perfezione. Percepire la santità delle cose. E solo un essere umano può farlo. E come vedete, guardate questo cammino che il Padre nostro ci incita a seguire. Noi viviamo nel mondo in cui abbiamo nominato tutto perché ci sentiamo diversi da queste cose, eh? Ci conosciamo per nome, perché ci consideriamo diversi. Non so se vedete questa differenza, questo è il primo passo del Padre nostro, è meravigliosa questa cosa, è meravigliosa, perché è la prima indicazione, si dice santificare il nome significa, è un primo passo per uscire dal mondo della frantumazione, della divisione, della separazione. Sia santificato il tuo nome, santificare significa un santo, è colui che ha armonizzato la sua esistenza. È colui la cui personalità è al servizio dell'anima. Questo è un santo. Anche lì bisogna togliere dalla parola santo tutti quei significati scemi che per secoli ci hanno buttato dentro, di santi massacrati con. Santo è colui che mette in armonia, che percepisce il mondo separato, nominato, ma nello stesso tempo percepisce unità dentro la sua. O come diceva Gesù, un tutt'uno col Padre, un tutt'uno con voi. Io sono un tutt'uno con voi come sono un tutt'uno col Padre. Eppure c'è il Padre e ci siete voi. Cercate di capire questo mistero. Esistono contemporaneamente le persone, queste persone sono persone, ma sono contemporaneamente il Padre. Sia santificato il tuo nome. Quando uscirete per fare questa piccola passeggiata, cercherete di percepire questa cosa, è una cosa strana, non so, non dovete fare niente in realtà, perché cioè, percepire che cosa, qual è il significato del nome, del dare una definizione alle cose, assolutamente fondamentale per noi, fondamentale, che però molto spesso si trasforma in una trappola. Abbiamo nominato così tanto le cose da ritenerci estranei a queste cose. Beh, è il tempo che le cose cambino adesso. È il Padre nostro, è la preghiera che ci dà questa linea. Sia santificato il tuo nome.
dietro la separazione c'è l'unione e la separazione e l'unione convivono totalmente, completamente, assolutamente. Provate a restare impregnati di questo sentimento e di fare una passeggiata, poi non so cosa succederà, però è possibile che comprendiate questa cosa, è possibile che comprendiate che è un augurio questo di questa preghiera, è un cammino. Andate pure. So che ci sono delle domande e quindi lasciamo spazio a domande e anche a esperienze, giusto? Sì, io volevo raccontare la mia esperienza, spero di riuscire a dirvi in un modo chiaro quello che ho vissuto. In realtà è capitato qui, prima di uscire nel terzo esercizio, durante il terzo esercizio, quando ci hai fatto rientrare in uno stato d'animo di apertura. Io quando dovevo fare questo esercizio, generalmente mi abbandono completamente, mi spoglio del mio corpo, apro il mio cuore e mi affido al mio cuore, appunto, quindi al Padre, per provare una sensazione. Quindi quando tu ci stavi facendo entrare in questo stato d'animo, è avvenuta una cosa molto bella che poi non sono riuscita a rivivere al di fuori. Ma è avvenuto dentro di me, quindi sono proprio entrata, mi sono resa conto dopo di essere entrata nella qualità del tempo, in questi pochi minuti che mi sono sembrati poi anni luce. È successo che chiudendo gli occhi e facendo questo lavoro sono arrivata davanti a un albero che si trova fuori, che già ieri vidi, e io ti dico che il mio ambiente più naturale, quello che mi sembra di sempre più familiare, è sempre un bosco, una foresta dove ci sono tanti alberi. Quindi ieri mi è rimasto impresso questo albero, oggi chiudendo gli occhi, calandomi dentro di me, come se lui mi richiamasse a sé. Sono arrivata lì come entità, quindi completamente nuda, e sono messa davanti a lui, sono entrata, quindi sono entrata fino a che tutta la corteccia mi ricoprisse. Ho avuto proprio la percezione del legno umido, del calore che mi trasmetteva, dell'odore addirittura del legno. Quando mi sono trovata all'interno di questo albero, ho iniziato come una spirale veloce, quindi un'entità e un'entità io, quindi ho iniziato a salire su per questo albero e entrare nei rami. Io ho sentito restringermi, quindi avere la percezione di entrare in questi rami, fino a che poi sono uscita dai rami. Ho sentito proprio la differenza anche di calore: fuori faceva freddo e dentro ero protetta, ero calda. Quando ero completamente fuori, io, entità, ho fatto questo viaggio in aria, tantissimo, velocissimo nel cielo, fino a che sono arrivata in un punto in cui vedevo l'umanità, il globo, vedevo l'unità, quindi non vedevo più, non facevo più distinzione di un essere, un albero, vedevo la terra. E io con i miei rami di luce abbracciare l'universo, tutti gli uomini. Però la cosa bella è stata che sentivo sopra, quindi io mi sono proprio sentita al di sopra della terra, il bracciare, e sopra di me c'era Dio che mi abbracciava, me e la terra. È stata una cosa. Una sciocchezza. Sì, però Ah.
però ti dico che mi è capitato altre volte avere un'altra volta parallo, mi è capitato di sentirmi piovra e avevo avuto la stessa sensazione, avevo i miei tentacoli, quindi dal di sotto veniva fuori la luce e io sentivo, abbracciavo le persone che si trovavano all'interno di questo, del posto dove hai fatto la conferenza, e poi i tentacoli uscivano dalla finestra e mi è capitato tantissime volte, o piovra o albero, ramo, mi capita questo di abbracciare poi tutti. Anche allora avevi mangiato il tofu? No, è venuto prima, del... prima però Max non sono riuscita poi a riviverlo fuori, sono andata davanti l'albero e ero distratta da quello che piccolo. E anche se sì, distratta da cosa? Alterata da quello che ho vissuto dentro di me. Io sono andata davanti a questo albero che sapevo qual era, quale fosse, però al di fuori, all'esterno, c'erano tanti elementi, non sono riuscita poi a ritornare in questo stato d'animo che invece era stato molto semplice, no? Rivivere qui. Sì. Ecco. Sì.